Cari amici e amiche di Lai Channel, buongiorno e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con la parola del Signore. Il versetto di oggi, peraltro molto conosciuto, si trova in Luca al capitolo 18, versetto 13. Leggiamolo insieme. Il pubblicano, invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, sii placato verso me, peccatore». Conosciamo tutti molto bene la situazione. Il fariseo fa una preghiera pomposa, era convinto della propria giustizia, ma è una giustizia umana che, seppure scrupolosa come quella dei farisei, non può lontanamente soddisfare la giustizia divina, che viaggia su un binario totalmente diverso. E per di più il fariseo, proprio in preghiera, denigra lo stato, possiamo dire, apparente del pubblicano e si erge a giudice di un suo simile senza sapere niente di lui. Al contrario, il pubblicano, rendendosi conto del suo stato di peccatore, non ha nemmeno l'ardire di alzare gli occhi al cielo. Ma, umiliandosi sinceramente ai piedi del suo Dio e Signore della sua vita, confida nella misericordia divina. È indispensabile umiliarsi prima di accostarsi a Dio. Ricordo di aver sentito da uno studioso della Bibbia che raccontava che la maggior parte dei peccati commessi dagli uomini e raccontati nelle sacre scritture sono proprio causati dall'orgoglio, dal sentirsi su uno scalino superiore agli altri. E noi sicuramente non siamo da meno. Il Signore in questi casi ha un rimedio immediato e infallibile. Lo troviamo in Luca, sempre al capitolo 13, versetto 30. Ed ecco, vi sono alcuni fra gli ultimi che saranno i primi e alcuni fra i primi che saranno gli ultimi. Spesso usiamo questo versetto con i bambini che magari si contendono il primo posto nella fila, eccetera. Ma chiediamoci sinceramente, lo applichiamo anche alla nostra vita? Vi lascio riflettere su questa domanda, chiedendo al Signore di far germogliare e radicare nei nostri cuori la pianta preziosa dell'umiltà. Amen.